Veniamo alla seconda pillola di potatura. Un'altra regola che dovete seguire quando potate le vostre piante è che le branche secondarie non devono superare i 2/3 della branca primaria. Per cui nel momento in cui noterete che le branche secondarie cominciano ad assumere dimensioni abbastanza grosse, vanno eliminate. Ora, è importante eliminare le branche grosse soprattutto se sono verso l'alto. Ricordatevi che branche grosse che nascono verso l'alto impediscono la crescita delle branche sottostanti. Quindi eliminate quelle branche che vanno in concorrenza con la branca principale. Vediamo un attimo di queste situazioni. Osservando questa branca qua, vediamo che sta assumendo delle dimensioni grosse rispetto all'asse principale. Quindi la branca sta diventando troppo grossa, quindi direi che dobbiamo eliminarla. Ecco qua, vediamo che c'è una branca codominante. Tenuto conto che questa è la branca principale, questa branca secondaria, vedete che intanto ha un angolo di inserzione molto stretto, per questo è diventato molto vigoroso. Ecco, questa è un ramo che va eliminato senza indugi. Ecco, come possiamo notare, questa branca qua è una branca che sta assumendo le stesse dimensioni della branca principale. Ecco, questa è una branca che va eliminata. L'eliminazione si fa rispettando il collare di cortezza. Visto che questa è una branca laterale che comunque vedete che ha assunto delle dimensioni molto grosse, quindi la tagliamo. Bene signori, vi rimando alla prossima, ciao a tutti.